Inizio anch'io con un ringraziamento molto sentito per l'invito a parlare qui e per il piacere che ho di partecipare a questo convegno, oltretutto di nuovo così bello. E io vi proporrò alcune riflessioni su dei temi che sono centrali soprattutto all'inizio e alla fine del Paradiso Dantesco, e che lo sono però anche in quella epistola tredicesima inviata da Dante a Can Grande della Scala, di cui abbiamo appena sentito parlare, anche per quanto riguarda la celebrazione quasi messianica a lui tributata da Dante in Paradiso 17, è la celebre e discussissima epistola autoesegetica dove Dante, oltre a dedicare a Can Grande della Scala i primi quattro canti e dunque presumibilmente l'intera cantica del Paradiso, offre anche alcuni spunti di commento ai suoi, in particolare dei primi 9 versi di Paradiso Primo, che se come io ritengo, lo premetto subito, l'epistola è autenticamente dantesca, sono naturalmente di grandissima importanza per la comprensione del paradiso. E consentitemi però di iniziare da un luogo altissimo e finale del paradiso stesso, e cioè la celeberrima metafora, o quasi allegoria, immagine insomma, di Nettuno che contempla la nave Argo. Un punto solo mi è maggior letargo che 25 secoli alla ripresa, che se Nettuno ammirarlo un catargo, versi che ricordiamo tutti benissimo. E avviandosi qui a concludere la commedia, Dante inciampa, quasi possiamo dire, ancora una volta in un punto che in più occasioni, soprattutto proprio nel Paradiso, lo aveva turbato, avete sui materiali una raccolta di alcuni luoghi significativi in questo senso, mettendolo di fronte a un'incapacità di vedere o di dire, o entrambe le cose naturalmente. E quasi sempre nel poema, infatti, il punto, mi riferisco in questo caso proprio all'occorrenza lessicale del termine, è una figura di ciò che supera le forze dell'uomo, sappiamo bene, la sua capacità di contenere nell'anima e nelle parole un'esperienza di eccesso, che può essere di passione, come nel caso dei dolci disiri di Paola e Francesca, la quale dichiara un punto solo su quel che mi vinse, oppure di emozione, come di fronte alla bellezza di Beatrice in Paradiso 30, che è indichiarabile, oppure ancora di altezza della visione e della speculazione intellettuale al cospetto di quel punto da cui dipende il cielo e tutta la natura, e cioè Dio stesso, come bene ci dicono i canti 28esimo e 29esimo del Paradiso. In un punto a fine però Dante inciampa fin dal principio del viaggio. Infatti il momento, questo Augenblick, per dirla con un termine tedesco, di Nettuno che ammira l'ombra della nave Argo, questo stesso istante dunque in cui in qualche modo si riassume tutta la vicenda umana e divina che la commedia ha raccontato, fa emergere, direi con una certa forza di memoria e con grande intensità, quel punto di sonno e di oblio da cui il poema nacque, che è naturalmente rievocato fin dai primissimi versi dell'Inferno. Io non so ben ridire come io rientrai nella valle oscura, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. In questi due luoghi così lontani, l'inizio di Inferno primo e la conclusione di Paradiso 33, i versi esprimono quindi nella massima tensione del linguaggio poetico una contrazione del tempo, sperimentata in uno stato indicibile di cancellazione della memoria. E consumato quindi nell'arcata di questi 100 canti, il poema sembra quasi un poco riassumersi nel passaggio dall'uno all'altro stato di sonno, dall'uno all'altro punto di letargo. E questa distanza così ampia, contenuta però e ricostruita nella nostra memoria,
ci consente però forse di apprezzare pienamente il percorso compiuto e la metamorfosi spirituale e poetica da un estremo all'altro delle tre canti. E d'altronde sulla centralità del modello onirico per la narrazione dantesca si è appuntata l'attenzione dei lettori e dei commentatori fin dalla prima ricezione del poema, e quindi senza ripercorrere un dibattito secolare che coinvolge anche la questione della natura fittizia o veritiera del problema, appunto fra i più spinosi e che non affronterò più nella sua sostanza. Mi limiterò quindi appunto a ricordare che, citando le parole di Mirko Tavoni, che ha dedicato degli studi molto importanti su questo tema, che stando prima di tutto alla lettera del testo, dunque prima di arrivare all'ermeneutica, cito: con lo smarrimento di Dante nella selva oscura aveva avuto inizio il tempo della visio insomnis, era pieno di sonno a quel punto, e che questa sulla soglia dell'invidio stava per scadere, e che dunque l'intero viaggio oltremondano è contenuto nel tempo della visione insomnia. Negli stessi versi incipitali il poema ci informava però, come abbiamo visto, che al sonno non si accompagna soltanto il fiorire delle immagini interiori che andranno poi a formare la trama della commedia stessa, ma anche la percezione di un divario fra l'esperienza vissuta allora, le tracce emotive che questa lascia dietro di sé e la capacità di raccoglierla fino in fondo nelle figurazioni del ricordo. Questa logica del sonno, cioè e del sogno, funziona anche da rappresentazione poetica di uno stato interiore in cui il passato, questo già vissuto, permane al di là della comprensione vigile e razionale, in una zona, si potrebbe dire, abitata dal solo sentire, e che però poi viene riportata al presente, diciamo, nella narrazione del poema sacro. E quanto questa dimensione onirica della commedia, o forse logica del sonno, appunto, sia stata presente fin dalla primissima ricezione del poema, non ce lo confermano soltanto i più antichi commenti che vi si soffermano dal punto di vista anche dottrinario e teologico, ma anche questa bella immagine della miniatura incipitaria del primo manoscritto nominato che si conserva della commedia, il Codice Edgerton 1943, al quale recentemente Anna Pegoretti ha dedicato una bellissima monografia, mi fa piacere qui ricordare, e la studiosa si sofferma appunto a lungo proprio sulla portata anche di riflessione e di commento metapoetico e metaletterario di questa miniatura. Come si può vedere, il miniatore rappresenta, traducendo in immagine la terzina tanto era piena di sonno a quel punto della tragedia abbandonai, rappresentando prima un Dante dormiente nel letto, il quale poi si alza e nell'altra dimensione segnalata da questo stacco del muro, quindi questa architettura volta a dividere lo spazio del reale in un certo senso da quello della finzione, vediamo un Dante vestito di rosa che si alza e si incammina, si presume nella selva oscura. Dante rimarrà vestito di rosa in tutto il resto della commedia, quindi nei termini per noi oramai così vulgati della distinzione tra Dante autore, Dante personaggio, e poi Dante in rosa sarebbe il Dante personaggio poi protagonista del poema. E su tutt'altro piano forse può essere interessante ricordare che un poeta, un grande autore del Novecento, Borges, senza evidentemente in questo caso un intento di tipo scientifico, aveva affermato a sua volta che la commedia sarebbe nata da un sogno di Dante, diventato poi incubo del suo primo incontro con Beatrice nel Paradiso Terrestre. E ad ogni modo, come è noto, questo nodo sonno, visione o oblio appare di fatti un segnale topico, soprattutto nei secoli XII e XIII, per raffigurare uno stato mistico di estasi.
tecnicamente quello che i testi del latino indicano come excessus mentis, cioè l'uscire della mente fuori da sé per raggiungere un territorio fuori dalla sua naturale portata, in cui però avviene un'esperienza reale, questo è importante sottolinearlo, anche se non ancora pensata consapevolmente, di un contatto diretto con il divino. La letteratura sul tema è ricchissima e così ampio è anche molto il numero delle autorità medievali che andrebbero citate a questo proposito. E il ricorso infatti al paradigma della visione somnis come cornice della capacità addirittura profetica è saldamente ancorato già nel linguaggio biblico e su questa base mille volte variato nell'esegesi cristiana fin dai primi secoli. Al numero 2 della fotocopia si trova in questo senso il testo forse più paradigmatico di Agostino, la Genesi ad Literam, dove si parla del raptus di San Paolo al terzo cielo, narrato nella seconda lettera ai Corinzi, come di un sogno da svegli o uno stato di veglia cosciente. In epoca più vicina a Dante, tra i numerosi brani che potrei portare, che sono anche stati portati come prova della natura mistica e sovrumana, e dunque non puramente finzionale, che riferimenti al sogno implicano nel poema, mi limiterò a citare in modo più esteso soltanto uno, sia per la sua importanza specifica nel contesto dantesco, su cui vi tornerò brevemente più avanti, sia per la grande bellezza di immagine e di linguaggio di questo brano. Si tratta di un testo tratto, di un passo tratto dall'autorevole Trattato sulla Contemplazione, scritto intorno alla metà del XII secolo da Riccardo di San Vittore, già da tempo riconosciuto fonte sicura di alcuni dei luoghi del poema. Per i più giovani preciserò che si tratta di un autore della appunto seconda metà, attivo circa intorno alla metà del XII secolo, muore nel 1173, è il grande discepolo di Ugo di San Vittore, che prima non era stato ricordato, quale autore presente anche nel panorama culturale veronese, ma lo era un po' in tutta Italia, anche in tutta Europa, ed è un autore molto letto, direi fino al XVI secolo almeno, dopo la sua fama sfumò un poco, proprio in quanto grandissima auctoritas e primo sistematizzatore, per così dire, di una teoria della contemplazione mistica. I riferimenti che Dante fa a questo autore sono espliciti in due fasi, lo cita cioè in Paradiso 10, fra gli spiriti sapienti della prima corona del cielo del sole, e poi nuovamente nell'Epistola a Can Grande, in un passo su cui ci soffermeremo fra poco. Ma è un autore presente e riconoscibile in chiave, diciamo così, intertestuale in molti luoghi. Alcuni di questi, solo due, ma sono più numerosi, li potete leggere e verificare anche in rapporto al brano che stiamo per vedere al punto numero 5. Mi limito a questo solo esempio, anche già noto per la verità, appunto per anzitutto la prossimità al testo dantesco, più ampia, insomma un caso eccezionale di rapporto intertestuale quasi sicuro, per quanto lo possano essere, diciamo, accostamenti di questo tipo. E inoltre anche per questo particolare stile di Riccardo, contraddistinto da una lussureggiante generosità nell'impiego di metafore e giunture retoriche. È un testo che quindi da una parte entra a far parte di quella riflessione teologica medievale intorno agli stati della mente, ma dall'altra parte sembra quasi un po' bordeggiare altri generi letterari, perché dà a questo pensiero una forma tipicamente poetica, con un grande uso appunto di metafore e di immagini, sulle quali poi soprattutto Dante si soffermerà.
E qui, come possiamo vedere, si insiste soprattutto su alcuni punti paradossali dell'esperienza dell'excessus, come in Italia anche per Dante, che sono il fenomeno dell'oblio, che necessariamente contraddistingue questa esperienza, dunque quella paradossale incapacità di ricordare pur nel ricordo, e dunque successivamente la percezione, la permanenza nella memoria, più che di un contenuto specifico pensato e astratto, di una traccia di esperienza vissuta. Lascio alla vostra lettura i due brani, che sono al numero 3 e 4, e mi limito a rievocare in traduzione uno dei passi forse più pregnanti in questo senso. Dice Riccardo, infatti, che quando per il mentis excessus siamo rapiti sopra noi stessi, ovvero nel nostro profondo, nella contemplazione del divino, dimentichiamo subito non solo tutto ciò che è esterno, ma anche quanto avviene dentro di noi. E quindi, reminiscentes non reminiscimur, ci ricordiamo pur non ricordando, siamo memori pur senza avere memoria. Letti in parallelo a molti versi del Paradiso, questi altri brani, infatti, possiamo quasi apprezzare pienamente la forza della creatività dantesca, che sembra appunto quasi offrire in questi versi una sorta di glossa, ma di glossa poetica, un dialogo portato su un altro genere, su un altro piano con questi autori a lui così cari, ed è una modalità poi tipica in realtà di accesso alle fonti proprio del poema sacro. Sono dunque versi chiamati a individuare nello stesso oblio di sé lo sforzo di catturare con l'occhio della mente quanto adombrato nella pura sensazione, una prova di contatto vero con il divino. Ci troviamo insomma in quella zona, in quella dimensione di riflessione sul rapporto fra esperienza umana e esperienza soprannaturale, che già nel convivio costituisce un punto forte tematico per Dante. Nel numero 6 vediamo infatti un brano, anche questo celebre, dal terzo libro del convivio, in cui si parla della incapacità della mente di narrare la bellezza di Beatrice, in questo caso non l'esperienza divina, per difetto della virtù dalla quale l'intelletto trae quello che lui vede, cioè la memoria e la fantasia. Il motivo dell'oblio, insomma, si collega al tema per eccellenza poetico e metapoetico dell'inesorabilità e della guerra della lingua. Mi permetto qui di prendere in prestito il titolo del libro di Giuseppe Letta su questo argomento, che spero quindi sarà clemente di fronte a queste mie affermazioni. Il tema presente appunto in declinazione negativa fin dall'inizio del poema e poi dominante alla sua fine. Non è in un caso se questa stessa urgenza o impossibilità di dire apra sia l'ultima sia la prima cantica, dal momento incipitario del sonno che impedisce di narrare l'origine dello smarrimento, io non so bene di dire come io l'intrai, alla rievocazione e al superimento dell'interdetto paolino di ripetere gli arcani dei pronunciati nel primo canto del Paradiso, esattamente in quei versi che poi saranno commentati, autocommentati nell'epistola a Can Grande. Nel ciel che più della sua luce prende, fui io e di cose che ridire non sa ne può chi di lassù discende. Dovremmo anzi quasi forse parlare piuttosto correttamente di un'urgenza, non tanto di dire quanto di ridire, con il verbo utilizzato da Dante, dove questo prefisso apparentemente imperativo ri convoglia in realtà un insieme impressionante di connotazioni relative all'atto della messa in narrazione come ricostruzione di una realtà vissuta. Da intendersi, credo, non tanto nel senso quindi di una ripetizione, un dire di nuovo, infatti nessuno aveva mai sperimentato, oltre che detto, quanto Dante sta per raccontare, quanto
in quello di dare vita a un'esperienza attraverso questa traccia di parola, di dire comunque quasi come un ricordare creando per la prima volta nel poema narrativo. E in questa direzione ci invita a guardare anche il precedente medio latino più autorevole e più prossimo ad anche il precedente della riflessione su questi temi, del termine letargo, che è citato fin dalle indagini inaugurali di Robert Curtius accanto e a glossa, diciamo, della celebre terzina del letargo comparato allo sguardo di Nettuno sulla nave d'Argo. Mi riferisco a un brano di Boezio, La consolazione della filosofia, al punto numero 7, dove però vorrei soprattutto sottolineare la compresenza del tema anche qui dell'ineffabilità o della incapacità di dire legata allo stato del letargo stesso. E bisogna considerare però che in quanto tipico venir meno della memoria, che è il senso interiore, come già ci insegnava Agostino, che riordina l'esperienza in base alla percezione delle tre dimensioni del tempo, il presente del passato, come diceva Agostino, il presente del presente, la visione del presente del futuro, che l'oblio rimane quindi comunque fondamentalmente un problema legato proprio al tempo. Narrare il passato e ricordare significa appunto dare una collocazione agli eventi inserendoli su una linea di temporalità biografica. E emblematica risulta in questo senso ancora una volta la scelta da parte di Dante del termine punto nei contesti più significativi in questa prospettiva. Se il punto accompagna in molti luoghi la dichiarazione di ineffabilità, questo funziona però spesso anche come rappresentazione o astrazione visiva proprio del rapporto fra l'eternità e il tempo. Un altro di quei luoghi che supera la capacità razionale e discorsiva del linguaggio di rappresentare. Il punto nella geometria dell'elemento di base sulla cui definizione si aprono gli elementi di Euclide e da cui tutto prende origine, che è indivisibile e per questo incommensurabile, rappresenta infatti nella commedia forse l'unica vera e propria approssimazione in immagine alla rappresentazione del padre, come glossa Anna Maria Chiavacci Leonardi, la sola che in qualche modo si possa convenire a quella realtà, il punto che non ha estensione sensibile, astratto e incommensurabile e che tutto misura. I versi che non leggerò per intero per ragioni di tempo di Paradiso 28 e 29, che si leggono appunto nel numero 1 sulle fotocopie, sono chiari in questo senso. Si dice che da quel punto dipende il cielo e tutta la natura, appunto Dio, che è anche il punto fisso che tiene a lui i cori degli angeli. E infine segnalo anche l'occorrenza di Paradiso 18, dove troviamo di nuovo una concorrenza di punto e il tema del ridire, del rinarrare. E si esprime quindi con questo lema anche il rapporto paradossale impensabile fra la temporalità umana e l'eternità, quel centro verso cui convergono, in cui trovano senso tutte le linee del tempo. E quanto emerge con chiarezza anche in Paradiso 17, mi collego quindi un po' qua al discorso, all'intervento di Giuseppe Letta che abbiamo appena sentito, dove l'immagine del cerchio e del centro, dunque del punctum, è impiegata per indicare l'immediatezza e l'evidenza con cui i beati comprendono l'armonia universale guardandola nell'intelletto di Dio. Dante si rivolge a Cacciaguida e agli altri spiriti beati dicendo che voi, come regione del re menti, non cadere in triangolo due ottusi, come per noi mortali è evidente che un triangolo non può avere due angoli ottusi, così vedi le cose contingenti, anche
anzi che siano in sé, mirando il punto in cui tutti i tempi sono presenti, la mente di Dio. Il punto in cui tutti i tempi sono presenti è dunque l'unico modo per raccontare quella prescienza divina che annulla la temporalità umana, diciamo. E naturalmente al tempo è legato anche il punto di paradiso 33esimo, quella causa del letargo estatico che prima gli evocavo. E infatti, a quanto mi consta, non è stata più di tanto finora segnalata l'affinità di immagini fra l'ombra d'Argo, specchiata nell'occhio stupefatto di Nettuno, e la complessa straordinaria immagine con cui in questo stesso canto 17esimo della terza cantica faccio guida, dà ancora una volta consistenza visiva al mistero del rapporto fra prescienza divina, libertà dell'arbitrio umano nelle scelte e temporalità. Quest'ultima, cioè lo sguardo divino, dice Cacciaguida, comprende tutto il trascorrere degli eventi umani nel suo sguardo, ma da questo non deriva una costrizione per le scelte del singolo più di quanto lo specchiarsi nell'occhio dello spettatore condizioni il corso di una nave che scivola sull'acqua. Leggerò questi versi. Necessità però quindi non prende se non come dal viso in che si specchia nave che per corrente o torrente giù discende. Passiamo ora da questa introduzione intorno al tema dell'excessus e alcuni modi di rappresentazione anche visiva che Dante trova nella commedia per raffigurarlo, a una riflessione invece più puntuale sul rapporto che Dante su questo stesso tema può aver intrattenuto con alcune sue fonti. Infatti è ben radicata nella tradizione cristiana occidentale, almeno appunto a partire da Boezio, che abbiamo già citato, una linea di speculazione filosofica e teologica che fa uso delle categorie della geometria euclidea per esprimere considerazioni di carattere universale e archetipico sull'anima e sulle sue passioni. E fondativo è in questo senso il testo di Agostino intitolato De quantitate anime, noto con questo titolo, una riflessione filosofica in forma di dialogo sul modello platonico fra lo stesso Agostino e il suo discepolo Evodio, scritto probabilmente intorno al 388, è dunque uno dei primi testi agostiniani, a pochi mesi dal battesimo per mano di Ambrogio. E il trattato, come annuncia già il titolo con cui è stato tradito, imposta un'interrogazione intorno al rapporto dell'anima con la materialità, espressa nell'interrogativo se essa possieda una grandezza. Quantitas è da intendere in questo contesto come presenza di una massa che occupi uno spazio. E trova ampia trattazione in questo stesso testo anche trovano le proprietà delle figure geometriche essenziali come le linee, i quadrilateri, eccetera. In una prospettiva apparentemente incongrua, ma in realtà fondativa per un modo di pensare e di impostare soprattutto la rappresentazione degli stati, delle passioni e delle facoltà dell'anima in epoca medievale. Infatti Agostino usa questi ragionamenti per negare ovviamente che l'anima possa avere una vera e propria grandezza in senso materiale. Questa casomai può essere predicata dell'anima con riferimento alla sua potenza, dunque in senso spirituale. Il testo tuttavia di fatto fonda la possibilità, poi molto sfruttata, anche semplicemente sul piano metaforico, di trasferire le misure e le categorie geometriche alla facoltà e ai modi interiori. E le stesse definizioni del punto e della linea che si trovano sull'allegato ai punti 8 e 9, potete dunque verificare direttamente sul testo, in quanto astrazioni comprensibili solo all'intelletto ma estranee a qualunque realtà concreta, sono adibite alla dimostrazione appunto della grandezza dell'anima nel senso della potenza. E si parla anche della perfezione del cerchio,
come figura perfetta dell'uomo virtuoso, fra le altre cose, poiché il rapporto uguale tra il centro e la circonferenza garantisce la sua stabilità, diciamo, nel tempo. E dunque, senza voler ulteriormente approfondire qui un'ampissima questione della presenza di Agostino in Dante, mi sembra importante richiamare l'attenzione su questo testo per due motivi. Il primo è di ordine generale e si lega al valore fondativo che spetta a questo testo rispetto al problema dell'anima e al corollario di immagini di categorie che lo accompagnano. È su questi fondamenti, infatti, che molto più tardi ci sarà possibile parlare di una spazializzazione dell'esperienza interiore, spazializzazione metaforica che è così diffusa nella cultura medievale e che consentirà a autorevoli critici come Mara Bai, Nicolino Bolzoni o semplicemente Roberto Antonelli di riconoscere, ma senza cadere in un metaforismo astratto, nella commedia stessa una struttura squisitamente architettonica che presenta dunque una sorta di teatro della memoria e degli affetti nella narrazione. E la seconda ragione più puntuale per richiamare l'attenzione sulle quantità di anime si lega invece al richiamo diretto al trattato che troviamo nell'epistola a Can Grande in un paragrafo molto tormentato e discusso dalla critica addirittura nei secoli, in cui si illustra in termini discorsivi esattamente quell'esperienza di raptus paolino, chiamiamolo così, con cui, a cui si facevano nei primi versi del Paradiso: nel ciel che più della sua luce prende, fui io che vidi cose che ridire, né sa né può chi di lassù discende. E si tratta dell'ultimo testo che troviamo sulle fotocopie. Al centro di questo paragrafo è una auto-interpretazione, diciamo così, dantesca proprio dell'esperienza del trasumanar ed è dunque articolato il paradosso per cui si dà una scissione in un certo senso fra l'intelletto che costituisce il protagonista della visione del paradiso, in particolare negli ultimi canti, e la memoria, la quale però questa esperienza è chiamata a narrare. E a sostegno della verità della sua esperienza di excessus e contro gli invidiosi, come dice Dante, che avrebbero potuto contestare nella veridicità, il poeta ricorre, secondo retorica, a due ordini di autoritates. Abbiamo quelle bibliche, citate in ordine cronologico, per così dire inverso, quindi dal Nuovo all'Antico Testamento, San Paolo e il suo raptus al terzo cielo, l'estasi dei tre apostoli che assistono alla trasfigurazione e infine le visioni del profeta Ezechiele. Dall'altra abbiamo tre testi teologici in cui si testimonia e si certifica l'esperienza dal punto di vista dottrinario. E anche qui si parte dall'ultimo in ordine di tempo, cioè Riccardo di San Vittore, di cui abbiamo già sentito parlare, Bernardo di Chiaravalle, San Bernardo, la grande ultima guida di Dante nell'Empiro, per arrivare infine ad Agostino. Forte è in questo brano di Dante, in questo passo, l'enfasi sulla necessità, a cui già prima ho fatto cenno, che la memoria venga meno di fronte a questa oltranza. Dico necessità perché paradossalmente sarà proprio l'oblio, la desistenza della memoria a garantire che l'esperienza è stata effettivamente sovrumana. E l'excessus, per glossare ancora un poco, è ineffabile perché irrappresentabile, e questo perché avviene laddove, con le parole di Dante, la memoria non può ire. Qui si appunta quindi una scommessa radicale, che è quella della poesia, in particolare del Paradiso, quella sfida all'interdetto paolino di parlare degli arcana dei riconosciuto e interpretato di recente fra gli altri da Marco Ariani,
che rivede proprio una chiave di volta dell'intero discorso paradisiaco. Il paragrafo del De quantità de anime, indicato in genere come motivo della citazione qui presente, è il 76esimo, il punto numero 10, scusate, 9 sulle fotocopie, dove verso la fine del trattato Agostino illustra il settimo e ultimo grado di una scala di ascensione interiore che culmina appunto nella visione ineffabile, con riferimento esplicito anche in questo caso a San Paolo. Ci dice Agostino che in questo settimo passo, del quale chi potrà mai narrare le gioie, quale il godimento del sommo bene, si giunge per gradi e che lo hanno raggiunto delle anime veramente grandi e impareggiabili, leggo in traduzione, che anzi noi crediamo, dopo qui si afferma la verità di questa esperienza, le abbiano viste e le vedano, eccetera. L'apparente difficoltà che finora ha coinvolto questo brano, soprattutto nella critica, si lega in particolare al fatto che ogni riferimento diretto alla dimensione contemplativa, e dunque ogni collegamento diretto con il tema dell'epistola, sembra limitarsi a questo preciso paragrafo. E infatti talvolta nei commenti si legge una certa perplessità sulla precisa funzione di questo testo, peraltro diffuso come tutti i testi agostiniani, ma non certamente il più noto del Vescovo di Ippona. Tuttavia, se estendiamo lo sguardo sia al problema generale del trattato su cui sono un po' dilungata prima, sia specificamente al contesto più ampio in cui si inserisce però questo paragrafo, la citazione risulta non solo motivata in senso generico, ma di fatto solidamente coerente rispetto all'intento dell'esposizione dantesca. Il riferimento agostiniano alla Visio Dei si sviluppa infatti naturalmente in una riflessione sulla centralità del libero arbitrio nella giusta distribuzione divina dei premi e delle pene. Assai vicina, si può verificare nel passo riportato al punto 10, questa volta della fotocopia. Dunque, il riferimento agostiniano alla Visio Dei si sviluppa in una riflessione sulla centralità del libero arbitrio con un lessico assai vicino a quello, al senso allegorico e al fine dichiarato nell'Epistola a Grande per il poema sacro. Se infatti intendiamo l'opera in senso allegorico, il suo soggetto è l'uomo, il quale per i suoi meriti o per i suoi peccati, prout merendo et demerendo, per arbitri libertate, giustizia, pugnandi e puniendi o noxus est. Dunque l'uomo sottoposto alle pene o al premio sulla base del modo in cui ha utilizzato in vita il suo libero arbitrio. Qualcosa di affine quindi, una pertinenza diciamo della citazione apparentemente solo puntuale ma in realtà profonda se si guarda alla portata complessiva del testo, avviene anche nel secondo, nel caso del secondo testimone invocato per sostenere la possibilità di provare durante la vita terrena il trasumanar, cioè in deconsiderazione di San Bernardo, su cui però per ovvie ragioni in questo momento non mi soffermo, dove però, come nel trattato agostiniano, un solo brano molto circoscritto fa riferimento al tema della contemplazione divina. Tuttavia, anche qui la lunga lettera di San Bernardo a Papa Eugenio IV fonda delle linee guida del retto comportamento morale di un pontefice, ragionando sulla possibilità di conciliare la più alta missione spirituale con le limitazioni della vita terrena. E infine anche l'assai meno problematico Beniamino Maggiore di Riccardo di San Vittore, meno problematico perché lì invece l'intero trattato ha al centro l'esperienza della contemplazione, contiene comunque una riflessione molto articolata nel centro stesso del trattato sul problema della libertà umana in rapporto
al suo destino, definendo con puntigliosa precisione tecnica, ripresa per dire solo un esempio della grande fortuna di questo trattato da Bonaventura nell'itinerario Mentis in Deum, ma che poi ha delle grandi affinità anche con i canti centrati del Purgatorio, dunque definendo anche una precisa tappa della contemplazione che corrisponde alla riconquista del arbitrio libero, dritto e sano. E in effetti, dirò in conclusione, credo che nella stessa autoesegesi dantesca non è possibile e non è credo legittimo isolare il tema paolino del raptus, esperienza del trasumanar, dalla questione più ampia che lo incornicia, in cui si affronta il rapporto tra destino eterno dell'uomo e libertà dell'arbitrio, e che peraltro motiva la missione del poema e la sua aggettivazione in poema sacro. E da questo punto di vista sembrerebbe quindi che la scelta dei testimoni chiamati qui da Dante a validare la sua esperienza sul piano teologico e dottrinale privilegi dunque proprio dei testi in cui questo nodo è esplicitamente presente e collegato alla contemplazione. Fra i tanti trattati mistici, diciamo in senso generico, sulla Visio Dei, Dante appunto ne sceglie tre, dei quali almeno due apparentemente sono poco giustificabili se non inseriti in questa cornice più ampia. Dante propone quindi anche in questo luogo, forse anche in altri dell'Epistola, stiamo aspettando naturalmente la nuova edizione, il commento di Luca Azzetta dell'Aneo, che sicuramente sarà illuminante per tanti punti. Dunque, però anche in questo luogo specifico, come vediamo, Dante propone una biblioteca molto selezionata, molto specializzata, contro direi qualunque accusa di genericità che si possa imputare al testo dell'Epistola, e che è sintomo di una conoscenza, direi in questo caso diretta e profondamente meditata dei suoi autores, di cui riesce a coinvolgere il contesto generale, ma anche selezionando dei luoghi assai circoscritti. E in questo caso quindi abbiamo dei testi e degli autori sicuramente letti da Dante, certo resta per noi ancora un oggetto di appassionante indagine capire quali fossero le modalità di accesso concrete del poeta, soprattutto negli anni della scrittura del Paradiso, del suo esilio, chissà anche della seconda permanenza a Verona, a questi testi. Dunque, se come ci diceva questa mattina Marco Petoletti nel suo bellissimo intervento, la presenza di alcuni testi nelle biblioteche non è certo prova di una lettura da parte di Dante, in questo caso si può un po' rovesciare la prospettiva e dire qui abbiamo la prova, una dichiarazione della lettura certa. Certo, sarebbe bello capire dove questa è avvenuta e con quali modalità. E vi ringrazio per l'attenzione. Bene, ringraziamo Nina Morganti questa sua ampia, densa e articolata ricostruzione del quadro problematico della Commedia, attraversando tutta la complessa rete problematica della Commedia, l'interpretazione focalizzata sul Paradiso, ma non solo sul Paradiso, e naturalmente ha toccato i punti nevralgici dell'interpretazione della Commedia, su cui c'è un'antica discussione che naturalmente non si chiude con questa, per citare solo un caso, in apertura sono frainteso parlando dei versi Sant'era Pienisonno, in quel punto nella veracinia abbandonai, ha parlato di inizio insomnis, che è una cosa molto discussa, e insomma personalmente sarei il contrario a ritenere che Dante abbia inteso portare la sua esperienza della Commedia come un sogno. Dante aveva una problematica talmente grossa che neanche provava ad accennare, però accenno a questo passaggio per rilevare come la esposizione
posizione è complessa, se i temi sono complessi, e quindi se poi quando si parla della discussione pomeriggio si può andare a riprendere, si può approfondire e vedere un po'.